Makuma che gioca con la pallina? Ma ragazzi, ma chi è questo cane? Non è Kuma. Non è Kuma. È stato scambiato. Mi avete scambiato Kuma mentre dormivo in questi giorni, da settimane ormai. Kuma. Il vero Kuma in realtà è deceduto e questa è una sua, come si chiama? Controfigura. Non so, doppelganger. Come è successo a Paul McCartney. Allora, volevo condividere con voi anche alcune delle cose che sono arrivate, perché ho fatto degli ordini, più altre cose mi sono state mandate, ma non ho avuto tempo di aprire nulla. Questo l'ho ordinato su Amazon e penso di poterlo consigliare ai miei amici colleghi youtuber o comunque chiunque utilizzi i Rode Wireless Go, perché sembra una figata. Praticamente è una sorta di power bank, ma pensata proprio per questi. Cioè, questo non è piccolo, pensavo molto più piccolo, però vabbè, non è un grosso problema. Praticamente ha una batteria all'interno, tipo power bank, e poi possiamo mettere i Rode Wireless Go, però così. TX, RX, RX, perfetto, non avevo capito, quindi così e così. Il problema di questi è che hanno una batteria che è ottima e dura anche tanto, però tante volte ci si dimentica di caricarli o comunque servono tre cavi per caricarli singolarmente, invece così basta un solo cavo USB-C e possiamo caricarlo. Questo invece credo che funzioni tipo da power bank vera e propria, quindi possiamo attaccarci il cellulare e caricarlo. Non è enorme, però dovrebbe permettere di caricare 3 o 4 volte tutti e tre i dispositivi, quindi non male. Calcolate che con ognuno di questi si fanno circa 7-8 ore di registrazione. Dentro comunque davano un cavo USB-C, USB-C e un altro USB-A, USB-C, quindi tanta roba. Allora, poi apriamo questo che è l'MX Master 3, che mi è stato inviato da Logitech insieme anche a questa, che è la MX Keys Mini for Mac, che andrà a sostituire questo. Adesso vediamo, non ho ancora deciso. L'MX Master è il mio mouse preferito, infatti ne ho due, versione 2, poi ne ho uno, versione 1, poi ho il, come si chiama, quello che c'era prima, che era l'MX Master, no, il Performance MX, veramente lo utilizzo dai secoli. Guarda che bellina la confezione, eccolo qua. È cambiato leggermente dal punto di vista estetico. Lo scroll laterale è più fluido, sembra. Qua sotto c'è la stessa cosa del 2, quindi abbiamo il tasto per poter scegliere se connetterci all'1, 2, 3 e lo switch per accendere e spegnere. E la ricarica USB-C. Su questo qua vecchio invece era micro USB. La batteria comunque dura veramente un botto, quindi non è mai stato un problema. Altro cavo USB-C, USB-C questa volta. Però non vedo la chiavetta Unify, quindi non so se non è presente all'interno di queste nuove confezioni oppure semplicemente, essendo per Mac, ipotizzano che uno lo utilizzi con il Bluetooth e non con la chiavetta. Non lo so. Erano arrivati anche i Lavalier Go. Uno l'ho già aperto, quello nero, e qui abbiamo quello bianco. Li ho presi di due colori, così in base alla maglietta si può scegliere quello che è più adatto. E poi c'era anche questo, che l'avevo ordinato direttamente dal sito Apple invece, che è un AirTag. E in tanti nel video mi avete chiesto: ma tutti usano l'AirTag per ritrovare le cose e tu perdi l'AirTag, come hai fatto? È semplicemente esploso il portachiavi praticamente e è partita via mentre ero in moto. Sì, non era quello originale, era un portachiavi del cavolo, è partita via in moto e non lo so, mi dava un segnale strano e boh, non so, probabilmente è implosa. Ultima cosa che mi ero dimenticato, sono una persona orribile, di aprire, sono queste, ovvero le nuove VF1000XM4 di Sony, che mi aveva dato Cristina, ma in realtà mi sono perso e mi sono dimenticato di aprirle. Quindi direi che è arrivato il momento di provarle. La confezione è più piccola, nettamente più piccola rispetto a quelle precedenti, e sono curioso di vedere una cosa. Eccolo qua, guardate. Questo è in foam, non è più in gomma, e teoricamente si adatta meglio all'orecchio e dovrebbe anche isolare meglio. E vediamo qua dentro cosa c'è. Ci sono gli altri gommini, quindi quello più piccolo e quello large. Adesso lo faccio provare così a Maya, che lei ha le orecchie strane e non gli sanno mai queste cose qua. Perché è il buchino piccolo delle orecchie. Non ho capito. Allora, cuffiette connesse. È arrivato anche Kuma a provare. Vai Maya, mettile pure. Ok. Dimmi quando ci sei.
Non mi... È troppo grande, davvero, anche questo? E non mi entra, guarda. Prova a infilarlo tu. Ah, no. Come si sente? Eh? Come si sente? Si sente, smettila! No, hanno anche il noise cancelling. Così mi senti? Ti sento stranissimo. È perché ha il noise cancelling. Ti sento solo da questo orecchio. Come si sente, quindi? EXO! Come si sente? Raga, non mi risponde. Come si sente? Non sento nulla! Le ho appena provate anch'io e devo dire che si sente bene, ma non sono convinto dei gommini in foam. Isolano un po' meno rispetto a quelli classici, diciamo. Non so dove andrà messa questa clip, se all'inizio o alla fine. No, non lo so, perché io non credo di aver registrato nulla. Comunque, in realtà oggi abbiamo fatto un bel po' di cose. Allora, Maya è diventata matta perché stiamo ampliando e modificando una parte del sito con gli articoli. E io non lo so fare. Abbiamo avuto una conferma e è uscito il video della TV, questo qua della postazione, ma in realtà ha avuto un problema di caricamento e quindi ho dovuto ricaricarlo, riesportarlo e ricaricarlo. Andate a vedere il video, anche perché è la nostra prima TV LED. Esatto, andate a vederlo nel caso non l'abbiate visto. E volevo farvi vedere qui, ho fatto una cosa un po' strana, cioè vedete che c'è il divano lì. Qui ci sono le due postazioni. Vabbè, stavo facendo un po' di prove e ho liberato un po' questa zona perché voglio trovare bene un modo in cui disporre questa parte dello studio. Di questa sono abbastanza contento, anche se in realtà è incasinata, ma in realtà non è incasinata, ci sono i vari stativi, luci eccetera che sposto per registrare. Questa di qua invece non riesco a decidermi. Vorrei sfruttare meglio questo spazio perché è molto molto grande, sono 30 e qualcosa metri quadri solo questa zona qui, più altri 25 tipo quell'altra di là, quindi vorrei riuscire a sfruttarla bene. Il divano qua non mi dispiace, però manca la postazione di Maya. Mi sono preparato, incredibilmente sono vestito come un gelataio praticamente, perché ho una felpa bianca anonimissima, dei pantaloni neri e delle scarpe bianche. Maya è pronta e adesso andiamo a mangiare prima qualcosa al volo e poi a giocare a beach volley. Quella lì ha proprio la faccia di una furbetta. Mangia qualcosa e ti uccido, hai capito? Fai la brava. Quando vi dicevo beach volley non stavo scherzando. Siamo venuti davvero a fare beach volley, cioè Bea. E adesso appena finiscono questa partita giochiamo anche noi. Abbiamo finito di fare le partite in realtà. Com'è andata? Allora, è stato meno traumatico di quando andavo alle superiori e alle medie, forse perché non avevo delle bestie di Satana che volevano per forza vincere e sfogarsi e far vedere quanto erano brave a pallavolo, forse perché sono diventata più coordinata col tempo. No. Però dai, a parte il fatto che ho i polsi spappolati, siamo in divieto. Okay. Alvis si è spappolato un piede, probabilmente domani non cammina, quindi... Ehi! Hai paura! Abbiamo un Alvi zoppo, guardate com'è basculante! Alvi! Lasciami stare! Vuol fare il giovane, vuole giocare. Sono vecchio io, non posso. Guardatelo. Pitato. Hai qualcosa da dire? No, pitato. Vediamo cosa hanno distrutto. Ciao piccola. Allora, c'è un mestolo lì per terra, però non vedo niente di traumatico. Ciao. Sì. Ma perché si mi ha fatto partire il telefono? Comunque vorrei farvi notare quanto sono una pippa, lo vedete? Queste sono le pallonate e cioè è normale giocare a beach volley e avere questa roba qua? Cioè si vede? Si vede, si vede.
Sei viola. Altrimenti non scenderò mai più. Non salirai semmai. Comunque dicevo, vabbè, c'è giù il letto gonfiabile comodo, no, se non altro. Voglio provare questa bomba qua, che è di Primark, che viene solo 1,50€, chissà com'è, e ci farà bene stasera, soprattutto per i dolori alla caviglia di Albi, vero piccina? Questa non si mangia, so che è bellissima ma non si mangia. Ok, è il momento fatidico, lotto, non fa niente, vedremo. Ciao signorina, ma poi tu sei bellina, eh? Dopo entri con noi? Ti fai il bagnetto con noi oggi? Piuttosto questa meraviglia ve l'avevo mai mostrata, no, che terribile. È la mia cuffia da doccia di Baby Yoda, c'ha tutte le stelline brillanti dentro e Baby Yodino. Vabbè. Ma dovete stare tutti e due qua dentro? Non ho capito, tutti qui, va bene? Quanto è tenero questo cumino che vuole dormire a tutti i costi, che guardatelo, che affonda il musino proprio bene 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 nella piega della cuccia. Cumino, c'è così tanto sonnino. Va bene, ti facciamo fare la nina, spegniamo tutto.